In questo video ti spiego come ricevere radiamatori, PMR, servizi e molto altro ancora in economia con un computer e poco più di 10 euro. Tutto questo dopo la sigla. Pronti ad ascoltare il mondo? Vediamo come fare. Intanto trasformiamo i 10 euro in una pennetta USB che ho acquistato appunto per poco più di 10 euro dal commerciante cinese. Adesso stiamo cominciando con l'installazione del dongle. Abbiamo acceso il nostro PC, ho il dongle a disposizione. Il PC deve essere connesso a internet. Installo e collego il dongle a una delle porte USB. Quando il PC si accorge del nuovo hardware connesso, cerca il relativo driver su internet, quindi lasciatelo fare. In questo caso non cerca niente perché il driver è già stato installato precedentemente, cioè ho già utilizzato questo dongle come ricevitore SDR, quindi è già presente il driver sul sistema. Ma quando lo accendete per la prima volta, basta che lasciate il computer collegato a internet e attendete che venga installato il driver. Vediamo cosa installare all'interno del PC. Andiamo ad aprire un qualsiasi browser. E andiamo sul sito AirSpy. Allora, io lo sto cercando con Google, eccolo qui, AirSpy SDR, high quality, eccetera. Quindi raggiungiamo questo sito. Andiamo sulla sezione download. E facciamo il download del programma. Salva. Ok. Adesso visualizziamo il download. Apriamo la cartella. Riduciamo un po' l'icona. Allora, chiudiamo. Io chiudo il browser. Prendo il file che ho appena scaricato. Lo porto sul desktop e questo posso anche chiuderlo. Allora, sul desktop mi trovo SDR Sharp eccetera eccetera. Cliccando col tasto destro estrai tutto perché è un file zippato e a questo punto continua a estrarre e lui il programma estrae e lo apre. Allora, ha fatto questa cartella Sharp SDR Sharp. Entriamo dentro questa cartella e cerchiamo il file install RTL SDR. E allora vediamo un po'. Ecco questo qui. Questo qui che faccio vedere, install RTL SDR. Facciamo partire questo file bat. Seguiamo il tutto. Dopo aver fatto partire questo file bat, troveremo che ha installato un file che si chiama Zadig. Ovviamente per farlo dovete essere connessi a internet, quindi a computer connesso a internet. Lanciate il file che vi dicevo, install RTL SDR, e recupera il file BAT, il file Zadig, che adesso si trova in questa cartella.
lanciamo il file Zadig come amministratore, quindi esegui come amministratore. Andiamo sulla option e list all device, quindi vi mostra tutte le tutti i device che vi sono in questo momento collegati al computer. Scegliamo RTL 2838, RTL 2838 e installiamo il driver. Nel mio caso reinstallo perché già era precedentemente installato. A questo punto l'installazione è completata e il driver è stato installato con successo. Clicchiamo su Close, possiamo anche chiudere il programmino Zadig e quindi andiamo su SDR Sharp e lanciamo il programma. Ed ecco che si avvia il programma SDR Sharp. Su Source voi troverete AirSpy, dobbiamo cambiarlo con RTL SDR USB, quindi RTL SDR USB. Andiamo su Start. E il programma si avvia. Io levo subito il volume perché mi accorgo di essere sulla banda FM broadcast e ovviamente non posso farvi ascoltare le radio broadcast, ci sarebbero anche problemi con col diritti d'autore, con i copyright musicali, quindi non vi farò ascoltare la banda. Ecco che diminuiamo un po' il contrasto e quindi questa è la nostra banda FM broadcast, che è in questo momento 105.7. Possiamo cambiare la frequenza da qui, possiamo scriverla direttamente o tramite le frecce. Dunque vediamo, andiamo su una frequenza, sulla frequenza dei 2 metri radioamatoriali. Ecco, qui praticamente non c'è niente che in questo momento sta trasmettendo. Come potete vedere, in tutte le pennette di questo sistema che ho provato c'è questo disturbo centrale, ma voi non fate altro che eventualmente usare le parti laterali per poter ascoltare quello che vi interessa. Vediamo un po' le conclusioni. Bene, questo è il nostro sistema SDR. Sono sintonizzato sulla frequenza di 107 e 800. Queste sono che sto ricevendo il segnale di alcune radio e ovviamente non posso farvi ascoltare l'audio per motivi di copyright musicale. Le capacità di questo dongle sono molto molto limitate, serve semplicemente a capire se a fare una prova e a vedere se è una cosa, un mondo che può appassionarvi. Funziona ovviamente con molti limiti, però chiaramente se avete intenzione di fare radioascolto magari potete acquistare uno dei dongle che vengono venduti appositamente per svolgere la funzione di SDR. Vi lascio un link in descrizione, quindi sotto trovate il link dove potete acquistare uno di questi dongle. Spero di avervi
introdotto in un mondo che può essere sicuramente appassionante e affascinante, che è quello del radioascolto. Nel caso vogliate, vi consiglio i dongle di basso prezzo, ma che comunque sono specifici per radioascolto, per SDR. Non è un impegno economico eccessivo. Date una mano al canale, registratevi se non vi siete ancora registrati e lasciate un like al video. Ci vediamo al prossimo video.